È la tecnica del maestro Michaelis che ci affascina nelle sue tele. La sua completa padronanza del linguaggio pittorico. Sono superati i tempi in cui bastava un'idea per fare di un uomo un artista. Maestro, ecco, guarda. Vedi, una semplice curva può dare movimento a un insieme altrimenti statico. Ah, sì. Grazie. Ah, avvocato Renze, sono felice che sia anche lei con noi. Devo ringraziarla io per l'invito. L'avvocato Renze, signori, personaggio noto alla stampa. Se uccidete qualcuno, rivolgetevi a lui. Salve. Prego. Grazie. Non mi servo di nuove tecniche, sono partito da uno studio dell'esperienza dei grandi maestri del XVII secolo, che ritengo insuperabili, almeno nel campo del colore. Il caposcuola è naturalmente Van Dyck, non voglio certo far paragoni fra il suo lavoro e il mio, ma fu lui il primo a scoprire la tecnica per rendere i colori luminosi. Non vanno mai mescolati e inoltre la sua tecnica ha questa particolarità. Prima uno strato di colore, poi una lacca trasparente, poi un altro strato di colore e ancora uno strato di lacca. Naturalmente si tratta di un lavoro che richiede tempo e pazienza, ma l'effetto è tale che sembra vi traspaia alla luce del sole. Vorrei sapere dove lo vede il sole. Signora Poitier, può dirmi il prezzo di quella tela? Guardi, per quello che riguarda i prezzi dovrebbe parlare con mio marito. Le piace? Molto suggestivo. Soprattutto perché arricchisce di significati una tecnica antica. Certo che Van Dyck è stato una specie di pioniera ai suoi tempi. Con quell'idea della lacca è riuscito a superare anche il suo maestro, Rembrandt. Rubens. Prego? Rubens. Rembrandt era più giovane di Van Dyck. Rubens, già, Rubens ha ragione, sono un po' confuso, sa, il vino mi ha dato un po' la testa, o sarà stato forse tutto questo sole che avvampa. Lasci stare, in fondo la sua tesi non è sbagliata. Sa, Rembrandt aveva solo 7 anni meno di Van Dyck e anche i suoi colori erano molto luminosi. E gli ultimi restauri alle sue tele hanno dimostrato che le sue tanto decantate ombre erano solo polvere. Sarà come dice, comunque le confesso, per me la pittura è arabo. Con Rembrandt avevo tirato a indovinare. Come mai è qui allora? Il signor Voigt mi ha invitato, sono il suo legale. Davvero? È solo per questo? Ah, mi fa proprio piacere sentirglielo dire. Beh, se non altro lei è l'unico qui dentro ad ammettere la sua ignoranza. Beh, non esageriamo, in fondo... No, è un complimento, non un'offesa. Adoro le persone sincere. Helen, scusa un momento. Buonasera. Buonasera. Senti, ho chiesto il prezzo di quel quadro in blu, costa soltanto... Non ho intenzione di comprare, sarebbe stato un affare 3 anni fa, quando era ancora uno sconosciuto, ma ora... Beh, casomai è un'incisione, uno schizzo. No, quelli non mi interessa. Sarò sincera anch'io con lei. Se c'è una cosa che non sopporto, sono le mostre. Oh, credevo d'essere l'unico. Però fa parte del mio lavoro e poi mio marito ci teneva. È Helen che decide. Sa dove vorrei essere ora? No. Vorrei essere in un ristorante davanti a un piatto di ostriche e con in mano un bicchiere di vero vino. Io sarei d'accordo, ma suo marito... Coraggio, scappiamo. Conosco un posticino che le piacerà. Ecco, quello là in fondo. Finalmente un po' d'aria. Il signor Voigt si offenderà a morte. Ma anche non se ne accorgerà neanche, vedrà. Ma ora anche lei ha la macchina. Dov'è? Qui, è questa. Mi segua con la sua. Ma dove andiamo? Sorpresa! La seguo allora. Thank you.
che è successo? Non lo so, ha sbandato. È scoppiata una gomma, quella davanti, credo. Allora? Eh sì, è proprio scoppiata. Dovrebbe farle controllare ogni tanto. In ogni caso sarebbe stato inutile. Che cosa intende dire? Niente. Voglio dire che sarebbe accaduto lo stesso. È stato qualcuno a manometterla. Ma si rende conto di quello che dice? Lei ha rischiato di morire pochi istanti fa e ora mi viene a dire che sarebbe accaduto per volontà di qualcuno. Ma sarebbe tentato omicidio. È così. Oh, avvocato! Ma chi può volere? No, è una storia lunga e ora... Su, andiamo. Non dovevamo cenare insieme. Ah, non ho più fame adesso. Coraggio, mi porti al suo ristorantino. Poi mi spiegherà tutto. Voglio vederla sorridere. Così va meglio. Davvero ottimo. E io che avevo promesso di portarla in un posto nuovo. Non so che cosa si perde. Ma io non ero mai stato qui. Oh, mi scusi, che maleducato. Lasci stare. Non me la dà di intendere, sa? A un nuovo cliente non offrirebbero un servizio simile. È solo che in certi posti riconoscono a occhio il cliente abituato a mangiare bene. E con me è facile. Ottimo. Grazie. Prego. Grazie. Forse l'hanno riconosciuta, ecco perché. Non sono una star del cinema. La sua foto appare sul giornale quasi tutti i giorni ormai. Non amo la pubblicità. Sbaglia. Io amo il successo, la ricchezza. Danno un senso di sicurezza, proprio quello che leggo in lei. Lei è molto bella. Quanto a originalità, sono un uomo delle caverne. Non le andrebbe un caffè? No. No, non qui. Mi piacerebbe di più offrirglielo a casa mia. Ho anche un ottimo armagnac, oltretutto. Sbaglio? O aveva un marito poco fa? Viviamo separati. Suona! Suona pure! Tanto non sono in casa. Cosa guarda? Strano hobby per una signora. Ah, le pistole? Ma quelle non sono mie. È la collezione di mio marito. Io detesto le armi. Non le tocco nemmeno per spolverarle. Spero non siano cariche. Oh, non ne ho idea. Non capisco nulla di armi. So solamente che valgono molto. Ci sono costate una fortuna, sa? È una bella casa. Ci sono cresciuta qui dentro. Tutto lo stabile era dei miei una volta. A me è rimasto solo il negozio d'antiquariato qui sotto e questo appartamento. Vuole aprirla lei? Oh, sì. Però questo è un brutto quartiere. Non direi. No, intendo per abitarci. Ci sono solo negozi, studi medici, uffici. Di notte diventa un deserto. Quest'armagnac è fantastico. Mi creda, un solo vantaggio. Che potrei dare feste tutte le notti dell'anno senza il minimo reclamo. Però anche il giorno che dovesse capitarmi qualcosa, chiederei aiuto invano. Ma che idea. Forse ora ha voglia di chiamare aiuto.
Forse le sembrerò una stupida, magari un'isterica. Ma ho paura, capisci? Paura di me? Cosa dice? Anzi, sono così felice che lei sia qui stasera. Scusatemi. Avevo telefonato, credevo non fossi in casa. Scusa. Paul. Avvocato, le presento mio marito, Paul Riemann. L'avvocato Renz, un mio amico. Non si disturbi. Buonanotte. Io vado. No, 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 la prego, resti qui, la prego, avvocato Renz, non se ne vada. Ora le spiegherò ogni cosa, non voglio che si creino malintesi. Mio marito ed io viviamo separati, lui in un appartamento e io in questo che era il nostro. Ma invece di traslocare, lui continua a venire qua e una volta per riprendersi un libro, una volta per cercare un maglione. Quindi ha ancora le chiavi. Ma lei ha mai pensato di risolvere la situazione con un divorzio? Ah, sì, certo. Ho bisogno di un avvocato. Mi aiuterà. Da quanto siete sposati? 4 anni. Vede, vede, io allora mi sentivo molto sola. No. È che allora ero innamorata di Paul. L'ha visto ieri sera. Ha un certo fascino, non le pare? È un peccato che il suo unico interesse sia il gioco e basta. Ma qualche proprietà o delle rendite? Lui fa debiti anche per comprarsi un pacchetto di sigarette. E siete in regime di comunione di beni? Ero così ingenuo allora, per aprire gli occhi mi ci sono voluti 4 anni. E continua ancora a lavorare nel suo negozio? Beh, cosa dovevo fare? Non ha altri mezzi per vivere. Cioè, non ha una professione? No, lui l'aveva prima, lavorava alla ragioneria del comune. Finché non ha sottratto un incasso. No, non è successo niente però, nessuna denuncia. Una piccola somma, ma naturalmente l'hanno licenziato. E poi ha fatto un po' di tutto. Paul è un tipo intelligente, capace di adattarsi, ma non durava mai molto. Non so e non voglio sapere il perché. Voglio solo dimenticarlo. Sì, capisco, ma forse considerando bene le cose, senza arrivare all'estremo... No, no, per favore, si risparmi lei. Tentativi di riconciliazione, la prego. D'accordo, è chiaro che in un certo senso io gli voglio ancora bene. Il fatto è che per me è impossibile continuare così, ma lo capisce. Al negozio si dà da fare e molto anche. Le aste, gli acquisti, si occupa lui di tutto. Ma intanto... i conti non tornano. Sì, io lo capisco anche, non sono molto generosa con lui da quando ci siamo separati. Ma lui non acconsente al divorzio. Le andrebbe qualcosa da bere? Cosa, per esempio? Un caffè, un tè. Non mi offre niente di meglio. E in ghiaccio lo champagne? Sì, avvocato. Può portarlo, grazie. Meno male. Sa, credevo di non piacerle più. Per quale motivo? Ma non lo so, è che a tutto un tratto la vedo così obiettivo, così freddo, in questo ambiente tanto professionale, mi fa sentire piccola. Beh, se sono freddo e obiettivo è perché non mi sono chiare le sue intenzioni. Beh, per essere esplicito, quando si vuole assumere un avvocato, non c'è bisogno di invitarlo di notte a casa propria e... Permesso? Sì, grazie, ci penso io. Ecco a lei. Grazie. Ma perché dice queste cose? Hm? Non si accorge che offende me e fa del male anche a se stesso? Non l'ho invitata a casa mia per questo. E lo sa. Davvero? Ho capito. È stata vittima del mio fascino slavo. Madame, al suo servizio. Lei è pazzo, avvocato Renz, dica la verità. Lo sospetto anch'io da un po' di tempo. Le spiegherò. Persi mia madre molto presto, avevo solamente 12 anni.
Così mio padre mi prese con sé nel suo negozio di antiquariato, solo che lui stava tutto il giorno con il naso tra i libri. Così ho imparato a cavarmela senza l'aiuto di nessuno. Paul ormai ha 41 anni. Ma per lui è sempre come se ne avesse 15. Non ho mai avuto nessuno a cui chiedere consiglio. E quindi ora lo vorrebbe da me? Beh, da come mi ha descritto la sua situazione finora, direi che un divorzio non sarebbe molto conveniente nel suo caso. Il negozio d'antiquariato di suo padre apparteneva a lei, ma lei ha accettato la clausola della comunione dei beni e quindi a suo marito spetta la metà del valore. E qualora rifiutasse le sue eventuali offerte, il tribunale ordinerebbe un'asta giudiziaria. E che significa? Che lei perderebbe molto. Se mette a confronto tutto questo con le piccole sommette che suo marito le sottrae. C'è un'altra cosa. Qualcosa di più grave. Paul vuole uccidermi. Certo, è chiaro, non ho nessuna prova. Altrimenti l'avrei denunciato da un pezzo. Ecco, si ricorda la ruota a terra di questa notte? Non era un incidente, non è successo per caso. Avevo cambiato le gomme meno di un mese fa e una gomma nuova non si spacca in quel modo, non le pare? 6 giorni fa per poco non mi schiantavo contro un altro. I freni non funzionavano, non c'era più olio, nemmeno una goccia. E guardi che al mio garage hanno l'ordine di controllarmi l'auto perlomeno una volta alla settimana. 2 settimane fa, una sera tornando a casa, ho sentito odore di gas. La chiavetta era aperta e non avevo cucinato quel giorno. Mi aiuti, la prego. Innanzitutto ora si calmi, Ellen. Io voglio aiutarla. Su, coraggio, beva almeno un sorso. E oggi stesso si faccia restituire le chiavi da suo marito. Paul non accetterebbe mai e poi ne avrà un'altra copia. Lei non conosce mio marito. Perché allora non si fa cambiare la serratura? Lei non mi crede. Pensa che io sia pazza. No, no, non è così. È che sto cercando una maniera per aiutarla, non capisce? Ma non posso fare nulla per lei se non ho in mano qualche prova. Già. Molte grazie. Lei è come la polizia. Comunque la prego di rappresentarmi in tribunale quando sarò stata uccisa. Ma... lascerò una clausola nel testamento perché le paghino l'onorario. Io le credo, Ellen, ma nella mia posizione non posso fare di più. Aspetti un momento. C'è un mio amico che può aiutarla. Buongiorno. C'è nessuno? Un momento, arrivo. Allora la richiamo, eh? Sì, sì, sì. Arrivederci. Eccomi. Signora? Desidera qualcosa? Beh, veramente... Ah, ma allora lei è l'amico dell'avvocato Renz. Le ha detto sul serio che ero suo amico? Già. Ma allora sarà vero. Matula, Joseph Matula. Riemann. L'avvocato Renz le ha già spiegato tutto, vero? Sì, certo. Ah, mio marito sarà qui a momenti. Gli dirò che l'ho assunta per aiutarmi, va bene? D'accordo. Lei se ne intende di libri? Non molto. Non fa niente. E guardi, questo è il settore epoca moderna. Lei si occuperà di questo. Dovrà riportare su una scheda la data di stampa, poi l'argomento e infine l'autore. Diremo a mio marito che è un esperto in materia. Come vuole. Ora mi scusi, dovrei fare delle telefonate. Dia un'occhiata al negozio. Va bene. Se arriva qualcuno mi chiami, io sono là dietro. Sì, va bene. Buongiorno. Buongiorno. Posso esserle utile? Vorrei dare un'occhiata, le dispiace? Prego. Buongiorno. Buongiorno a lei.
La signora Rayman non c'è? Viene subito. Desiderava qualcosa? Volevo notizie del Fuchs. Ne avete trovata una copia? Vediamo. Fuchs. Edward Fuchs. Naturalmente, sì. Fuchs. Fuchs. Fuchs, il sommario di arte erotica. Ah, sì, sì, certo. La prima stampa è del 21. Sì. A me interessa la vecchia edizione. Oh, che... naturalmente. Senta, lasci stare. Ritornerò più tardi. Arrivederci. Grazie. Di niente. Un momento, fermo. L'ho vista, mi ridia il libro. E io ho visto quel che non ha fatto lei. Il Fuchs è laggiù e vale 1300 marchi. Ah, sei qui. Avete già fatto conoscenza? Paul, ti presento il signor... Matula. Matula. Signor Matula, vorrei presentarle Paul Riemann, mio marito. Il signor Matula si occuperà del settore moderno per... Non credo di avere l'aria di un vero esperto. Come? Oh, lasci stare, non si preoccupi. Comunque suo marito ha capito che non lo sono. Beh, cosa importa? Vuol dire che l'avrà presa per il mio nuovo amante. In ogni caso devo ammettere che di libri non me ne intendo proprio. E allora? Imparerà. No, aspetti, faccio io. Ah, grazie. E questi vanno laggiù. Sono contenta che lei lavori qui. Venga. Mi dica un po', come va con Joseph? Credo di non essergli molto simpatica. Ma ora che c'è lui ho meno paura. Il suo marito? No, è geloso, ma me l'aspettavo. Di chi? Di Joseph? Ma è chiaro, lui sa benissimo che il negozio... Io non ho affatto bisogno di avere un aiuto. E così l'ha preso per il mio nuovo amante. Meglio, ci eviterà che sospetti qualcosa. Lei ha detto che è geloso. Questo vuol dire che tiene ancora abbastanza... No, non nel senso in cui crede lei. Buono. Vede, quello che a lui dà fastidio è soltanto che qualcuno gli porti via quello che ritiene suo. Ma lei ha guardato l'ora, vuole già andare via. Non vorrei, ma no, come mi abbandono un'altra volta. Guardi che l'edizione è un'altra. È il curatore, quello. Ok, c'è altro? Volevo solo aiutarla. Troppo gentile. Vorrei farle una domanda. Che ci fa lei qui? Cioè, vuol sapere perché sua moglie mi ha assunto. È molto semplice. Avevo bisogno di soldi e mi sono fatto passare per un esperto di libri. Vuole che le dia una mano? Io compilo le schede... E lei mi detta i nomi. Ranuccio Bianchi Baldinelli. Roma, la fine dell'antichità. Ah, ne abbiamo già un paio. Argomento storia dell'arte. Rilke, 3 volumi. Ah sì, l'edizione Insel. Quali volumi? 2, 4 e 5. 2, 4, 5. Molto bene, è da molto che li aspettavamo. La signora Riemann non è ancora rientrata. Sono il signor Riemann. Lei cercava il Fuchs, vero? Allora lo avete. Ma certo, è nell'edizione originale del 21. Quanto viene? Lei era d'accordo con mia moglie per 1300 marchi, mi pare. Sì, esatto. Forse lei non ci crederà. Ma 1300 marchi è quanto l'abbiamo pagato noi. Forse lei non sa che quest'anno è uscita l'edizione economica. Già, ma vede, sono proprio le ristampe a far salire il prezzo degli originali. Ah, se lei sapesse quanto l'ho cercato. Però più di 1300 marchi in questo momento, lei capisce, proprio non li ho. D'accordo, mia moglie le aveva detto 1300 e quindi è giusto così. E poi lei è uno dei nostri migliori clienti. 800...
1000, 1100, 1200, 1200, più 10, 20, 30, 40, 50, 70. Ecco fatto. Tenga e grazie. Grazie a lei. Che freddo. Ha visto? Ha trovato il suo libro. Allora, le piace? È un'edizione splendida, una perla rara. Ma lei è la mia rovina. Andiamo. Vuole che le faccia una ricevuta? Sì, è per le tasse. In fondo è un testo di studio. Certo, ha ragione. Erano 1300 marchi, vero? Sì, 1003. Ecco. Grazie. Aspetti, l'accompagno. Grazie. Arrivederci. A presto. Arrivederci. Venga, per di qua. Non è stato facile trovarlo, sa? Lo so. Però ne valeva la pena, vero? Sì. Mi raccomando, torni presto. Arrivederci. Che tipo, eh? Ti serve qualcosa? No, grazie, ormai è ora di chiudere. Mi darà una mano il signor Matula. Auguri, signor Matula. Arrivederci. Ma l'ha sentito? E perché adesso si comporta in questo modo? Non sospetterà qualcosa? Senta, mi dica, lei la sera ha sempre tanto denaro in cassa? Magari. Qual è la sua banca? Eh? Voglio dire, avrà una cassa continua. Se vuole vado io a depositare. No, ci penserò io più tardi. Piuttosto cerchiamo di mettere un po' d'ordine. Ecco, i libri vanno di là. Mi dà una mano? Certo. Vorrei che cominciasse a conoscere un po' meglio questo lavoro. Sa, Paul non si fida di nessuno. Se sospetta di lei, comincerà a controllarla. Veramente? Dovrei essere io a controllare lui. Ecco, vede, qui tengo segnata la contabilità, un normale registro, come in qualunque altra ditta. Le entrate, le uscite, data del giorno. Questo invece è un elenco a parte per i pezzi di un certo valore. Certificato d'autenticità, data e luogo di provenienza, il prezzo di costo, quello reale, un elenco riservato, insomma. Qui ci sono i nomi dei clienti migliori. Con l'indirizzo, visto che due volte all'anno viene loro spedito un catalogo su cui faccio stampare le nostre offerte migliori. Ecco, questo è l'ultimo, gli dia un'occhiata. Così potrà farsene un'idea. Sì, sì, va bene. E questo qui è il nostro catalogo completo. Sì, insomma, la biblioteca. Naturalmente dovrebbe essere aggiornato, ma... Signora, mi dispiace interromperla. L'annoio. No, anzi, la sua lezione è interessantissima, ma non potremo continuare altrove, magari davanti a un bel piatto di goulash. La sua è un'idea allettante, ma ora dobbiamo dare un'occhiata ai conti. Senta, forse lei non se n'è accorta, ma io oggi ho saltato il pranzo. Ma lei deve star morendo di fame, mi deve scusare, Dio mio, che testa. Io oggi ho mangiato qualcosa così, non ho pensato che lei no, che no, signora, non stamattina. Si deve scusare, ma Dio, che può succedere. Poi guardi, a me basta una bistecchina al volo e se c'è un ristorante... Ma no, io gli preparo subito un sandwich, abito qui di sopra, non ci vuole niente, un minuto e torno. Grazie. Cosa vuole, vino o birra? Birra.
Perché mi hai chiamato? T'ho detto che stasera non torno. Sì, va bene, ciao. Buonasera. Sera. Una grappa. Doppia. Tenga. Grazie. Questa è sua. La ringrazio. Tieni. Grazie. Mi scusi. Tieni il resto. Ah, grazie. Ehi. Mi fai entrare? Come? Ti basta? Guardi che ha sbagliato persona. Ehi, sta un po' a sentire. Non mi dirai che vai alla toilette con quel bicchiere di birra in mano. Allora, dai, bussa. Hm? Coraggio. Non fare scherzi. Siamo amici, no? Hm? Certo, il segnale. Ciao, Franz. Salve. Questo qui è un mio amico. Mm. Si chiama Rudy. Non mi chiamo Rudy, il mio nome è Joseph. Affari suoi, buonasera. Tocca a lei. Vuole una carta? Passo. Lei? Una carta. Allora? Lei? Passo. Io carta. Vediamo il banco. 5, 11 e 21. Accidenti. Il banco è mio. Un altro giro? A quanto? A 100. Va bene, 100. Ok, 100. E lei? Ok. Se vuole glieli cambio io. Quanti soldi, eh? Basta così, vediamo il banco. Otto e sei, 14. E sei, 20. Che iella. Io me ne vado. Ehi, un momento. Non può andarsene così. Aspetti, lasci prendere il suo posto, va bene? Beh, allora si mette seduto là. Sì, ecco. Conosce il gioco? Sì. Allora la posta è di 100. Un momento, che cosa volete? Chi siete? Lasciatemi stare, metti giù le mani. Su, Debra. Cos'hai, paura? Paura di che? Ma che volete? Dai, amico, non far finta di non capire. Che c'è, non ti ricordi più? Da un'occhiata a questo, allora. Così, tanto per schiarirti le idee. Salderò 2,7 e sotto c'è la tua firma. Quasi 3.000 marchi. Ma mi hanno prestato molto meno. Già, ma ci sono anche gli interessi. Andiamo, vuoi pagare? Lo sappiamo che hai la grana. Senta, vorrei almeno parlarne prima. Oh, ma non con noi. Non è per questo che siamo pagati. Senta, mi ascolti un istante. Salderò domani. Ci può contare. Allora, volete la polizia? Ok, ok. Non siamo pagati per farci arrestare. Andiamo. Ma la tua faccia... Sì, sì, lo so, te la ricorderai. Addio. Vali, fermo. Si alzi. Ce la fa a stare in piedi? Ah, mi sento a pezzi. Faccia uno sforzo per dirmi grazie per l'aiuto, almeno. Ah. Quanto denaro le manca? Di quello che ha preso dalla cassa. 200 marchi.
Lei adesso rimette tutto in cassa e chiudiamo l'incidente. Hm? Si può sapere perché mette il naso negli affari miei? I 200 che mancano glieli presto io. Hm? Ecco. Vede, io i giocatori li capisco. Quando si comincia è difficile smettere, vero? Questo credo che riguardi solo me, è chiaro. Un altro. Gli psicologi dicono che il gioco sia una specie di malattia, non si può farne a meno. Quasi come una droga. Ma che idiozia. E pare che la motivazione non sia affatto l'ansia di vincere. Il vero giocatore vuole perdere. Ma la vuole finire? Dovunque sia, deve giocare. Anche chiuso in prigione. Ma vada al diavolo. Comunque, nel suo caso, lei ha sì commesso una rapina. Ma dal momento che la vittima è legalmente sua moglie, non è incorso in un reato. Me lo fa un piacere, visto che ci tiene tanto a me. Vuole togliersi dai piedi. Già, certo, per lasciarla andare a giocarsi tutto quello che le è rimasto in tasca. Non la riguarda. Naturalmente. E magari spera di raddoppiare la somma per saldare il suo debito con quei tali. Dica la verità, non è così? Se non pago, quelli mi fanno fuori. Lavorano per quelli della bisca? Per uno che presta soldi su interesse. Comunque è uno dello stesso giro. E quelli sono i suoi gorilla, hm? E i soldi li volevano stasera? Hanno visto che li avevo. C'è una cosa che non capisco. Perché erano lì nella bisca? Sembrava mi aspettasse. Sua moglie sa che lei gioca? Stia a sentire, che diavolo c'entra mia moglie? Niente. Che c'è, oltre a portarsela? Ehi, calma. Non faccia lo stupido. Io lavoro nel negozio di sua moglie. Ma se non ne capisce niente? Senta, gliel'ho detto, ho mentito perché avevo bisogno di soldi. Ho raccontato a sua moglie che nel campo dell'antiquariato sono un esperto, ma dubito che riuscirò ad essere all'altezza della mia parte. Però soldi ne ha. E mi anticipo. Sa, ho detto a sua moglie che tra due giorni devo pagare l'affitto. E tutto sommato questi soldi non faranno altro che ritornare da dove arrivano. E non c'è nulla tra lei e Helen? Beh, non posso dire che non mi piaccia. Ma pare che io non sia il suo tipo. Perché fa questo per me? A dire la verità me lo sto chiedendo anch'io. Ma dove va? Stia fermo! C'è la polizia, non lo vedo. Andiamo, calma. Ciao, Ellen. Stai tranquilla, sono stato io a prendere quei soldi. Calma, aspetti. È il signor Riemann. Li avevo presi per portarli in banca, ma dato che avevo dimenticato il documento, allora... Sì, io... mi deve scusare. Lo so, non sarei dovuto uscire, ma non ne potevo più di stare rinchiuso. E così sono andato a bermi una birra qui all'angolo. Là ho incontrato suo marito. Sai com'è? Ci siamo messi a parlare e si è fatto tardi. Altrimenti sarei tornato immediatamente. Allora, signora? Mi dispiace. È stato solo uno sbaglio. Ma dove è metro? Chi è a quest'ora? Ah, era ora. Sei un po' sordo, lo sai? Forse hai sbagliato indirizzo. Guarda che questa è casa mia e non un locale notturno. O se alle volte ti si fosse fermato l'orologio, non ti è venuto il dubbio che fosse notte vedendo le stelle? È al dottor Di Terrenza, il grande avvocato? Non è mai venuto il dubbio di aver commesso uno sbaglio nel campo delle compagnie femminili? Se mi facessi la cortesia di spiegarmi che cosa vuoi dire. È il famoso avvocato Renz, l'arbitro dell'eleganza e del savoir-faire.
Eh già, il brillante uomo di mondo. Superiore, di successo, convincente. In altre parole, un esperto in materia di psiche umana. Fammi il favore, fa un fischio quando hai finito. Solo che ora il grand'uomo si è innamorato. E qualunque cosa gli racconti la sua bella, lui la prende per oro colato. È questo che non sopporto, che ti fai prendere per il naso. Ma è possibile che uno come te, che ha mille volte più intelligenza di me, non abbia un briciolo d'intuito? Ma che cos'hai in testa? Solo righe stampate, paragrafi del codice. Eppure tu pensi prima di agire. Non sei come me, che cambio strada solo dopo aver picchiato la testa al muro. Ti credevo migliore. Ma mi sbagliavo. A chiederti troppo, forse, ma a questo punto vorrei una spiegazione. Ah, non hai capito. Helen. La dama in pericolo, la povera donna innocente. Il bieco marito che trama omicidi nell'ombra. Questo è quello che mi hai raccontato, ma che bella favoletta. E tu ci credi anche. E invece è un'arrampicatrice sociale, una fredda e astuta donna d'affari, ecco chi è. Una che sa il fatto suo, nata e cresciuta in mezzo al lusso. Che pur di non rinunciarvi è disposta a qualunque cosa, altro che ingenua. Se in questa storia c'è un ingenuo, quello sei tu. Paul non ci pensa neppure lontanamente ad ucciderla. È innamorato di sua moglie. La sua unica paura è di poterla perdere. Non alzerebbe una piuma contro di lei. Lui la ama, lo capisci? È lei che vuole liberarsi di lui. Ecco qual è la verità. E smettila di gridare! Non ti basta di avermi buttato giù dal letto nel cuore della notte? E poi ti sembra un discorso obiettivo quello che fai. Tu non hai pregiudizi contro le donne, vero? Ma fammi il piacere. Sta a sentire prima di tutto. Helen non è affatto nata e cresciuta in mezzo al lusso, come hai detto poco fa. Quello che ha, se l'è costruito senza l'aiuto di nessuno. A te questo brucia, che sia in gamba anche se è una donna. E io non sono affatto innamorato di lei. È una persona che stimo, tutto qui. Una cliente. Le ho offerto il mio aiuto e la mia fiducia. Ma non la mia. D'accordo. Fa come vuoi. Non ti piace, eh? E quindi non sei disposto a crederle. Però è strano, sai. Non è normale questo atteggiamento da parte tua. Cosa non sarebbe normale? Che tu abbandoni il campo prima di aver scoperto qual è la verità. Ma non farmi ridere, avanti. Qui se c'è uno che non vuole sapere la verità, sei tu. Pensavo che mi conoscessi meglio dopo tutti questi anni. Dici sul serio? Vuoi sapere la verità, allora? Perché è successo qualcosa? Che c'è stato di nuovo, dimmi. Spese 250 marchi. Senta, mi dispiace, Helen. No, è inutile parlarne. In ogni caso, io e lei non ci intenderemo mai. Vuole che me ne vada? Strano che l'avvocato Renzi abbia fiducia in lei. Deve essere molto solo se accetta per amico uno come lei. Ho capito, ok. Aspetti un momento. Cosa vuole? Lei riceverà un onorario per quello che fa, giusto? Non da lei, signora. Salve. Salve. Io stavo cercando il Decamerone. Ha l'edizione Insel? Sì, gliela prendo subito. Scusi. Prego. Venga, mi dia la mano. Lasci stare i libri. Su, si appoggia a me, venga. Venga giù. Ok, è tutto a posto. Mi scusi tanto. Coraggio, è finito, non è successo niente. Non è successo niente, tranquilla. Forse è meglio che passi un'altra volta. Ci scusi ancora. Di niente. Va meglio. Calma, su, Helen. Do un'occhiata, Cosa fa? Stia attento! Non si preoccupi, ormai non cade più. Mi può passare un cacciavite? Vede, le viti sono state allentate. Non si preoccupi, ormai è tutto a posto.
Se fosse successo mentre ero qui da sola, se mi fosse caduto addosso, Dio mio, ma si rende conto? Non è successo niente. E non succederà più, va bene? Grazie. Do un'occhiata anche alle altre. Suo marito tutti i giorni viene qui in negozio? No, no, no. Lui si occupa solo degli acquisti, delle aste. Qui le viti sono a posto. Questa sera ho invitato degli amici, ho bisogno di vedere qualcuno, di distrarmi. Vuole venire anche lei? Volentieri. E poi fa parte del mio lavoro. Che bel quadretto. Mi piace nei panni della brava massaia. Le serve aiuto? Sì, grazie. Può stappare quelle bottiglie? Sì, agli ordini. Niente male. Oh, ma devo fare ancora le uova. Il vino bianco basterà? Ce n'è abbastanza per far bere un esercito. E di quello rosso? Anche di più. Ah. No, bene. Accendere le candele. Oddio, com'è tardi, sono già qui. Oh, salve. Buonasera, Elena. È un po' presto, disturbo? No, lei mai. Oh, questa cenetta si presenta benissimo. Speriamo che non sia solo apparenza. Vedrà, ho superato me stessa. Ma davvero? No, non mi dica che pensava che non fosse una brava cuoca. Come potevo, le piace troppo mangiare per non esserlo. Ah, senta, ce lo meritiamo davvero un aperitivo, eh? Che dice? Oh, sì, 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 ci penso io. Oddio, io mi devo ancora vestire. Ah, è ancora lei? Cos'è, abita qui oppure fa anche il cameriere? Prendo un po' di quello. Ehi, salve! Sa che lei è davvero un artista di cinema. Andiamo, vuole mettermi in imbarazzo? No. Magnifico. Beh, mi sembra tutto ottimo, davvero. Prendi un po' di quello. Ah, mi fa domanda. Complimenti, Ion. Ho saputo del bambino. Grazie. Grazie. Ehi, ho due forchette. No, Franz, mangia con le mani. Beh, come va? Ah! Poi, che ci fai qui? Perché non vieni di là? Sì. Beh, cos'è, sei di cattivo umore? Smettila. Andiamo, ci guardano tutti, non vedi? Non vuoi mangiare? Vorrei solo che mi lasciassi in pace. Che bisogno avevi di invitarmi, vorrei sapere. Amore, sei mio marito, quindi... Veramente? Me ne ero dimenticato, sai. Signor, mi lasci in pace, per favore. Chi è il nuovo acquisto, lei? Ma... Oh, ora capisco, mi scusi. È solo il suo avvocato. No, Paul, adesso cosa fai? È roba mia, no?
Sarò libero di portarmela via, non ti pare? Io credevo che volesse mostrarci il suo grande numero. Un numero? Quale? La roulette russa, dicono che sia impazzito. Mi spiace deluderla, signora. Non sono in vena di dare spettacolo. E di fare il pagliaccio ne ho piene le tasche. Si vede che ha paura. Una volta tanto. Per fortuna. Beh, grazie al cielo, meno male. Detesto le armi. Tremo solo a vederle. Anch'io le odio. Oh, sono degli oggetti affascinanti. Certo, lei dovrebbe maneggiarle con maggiore cura. Possono essere pericolose. Ma che novità? Beh, sono degli esemplari splendidi, anche molto ben tenuti, devo dire. Ma come tutte le cose antiche avranno i loro piccoli difetti. La sicura, di solito è lì il difetto. O non c'è, o non tiene molto bene. Allora lei è un conoscitore? No. Ma conoscendo i collezionisti so che ci tengono a tenere le armi sempre cariche. Lei mi prende per un incosciente? Non si sa mai. Se ci fosse un proiettile in canna, anche un esperto potrebbe non accorgersene. L'avvocato Renza ha ragione, metti via quelle pistole. Come mai ti preoccupi tanto? Smettila di fare il bambino, mettila via. Le consiglio di dare ascolto a sua moglie. O forse preferisci così? Fermo! Vi siete divertiti? Come al cinema, no? Che peccato che non fosse carica, ha rovinato il gran finale. Avete bevuto come spugne, avete mangiato bene. E dopo la lite coniugale una sparatoria sarebbe stato il clou della splendida serata, eh? Già. Parlo con voi, capite? Sì, con voi, banda di parassiti! Tesoro, mi sembra sia ora di andare. Ecco, sì, bravo, vattene! Levati dai piedi! E anche voi altri! Aria, aria, levatevi dai piedi! Mi dispiace, si chiude, gentile pubblico! Lo spettacolo è finito, quindi andate a divertirvi da un'altra parte! Ah, commovente! Consoli la povera vittima! E tu? Non sei geloso? Ma sì, in fondo hai ragione, sai, non ne vale affatto la pena. Ha un gran cuore, mia moglie, sai. C'è posto per tutti e due. Su, Helen, venga a sedersi, ora, coraggio. Ma perché piangi? In fondo non è successo niente. Oppure è proprio questo il motivo per cui piange? Allora? Mi hai detto che volevi scoprire la verità, Dieter. Questi erano nella pistola, è stata lei a caricarla. No, non è vero. L'ho vista io nel riflesso dello specchio. Io l'ho solo toccata la pistola, è Paul che l'ha caricata per uccidersi. Paul non ha mai pensato di uccidersi. È lei che voleva liberarsi di lui. Ha simulato i sabotaggi dell'automobile. Ha addirittura avvisato lo strozzino della bisca che Paul aveva i soldi. E ha lasciato il denaro sotto il naso del marito, sicura che lui non avrebbe resistito alla tentazione di andare a giocarselo. Gliel'ha lasciato lì, a portata di mano. E poi ha chiamato la polizia, naturalmente. Una volta in prigione sarebbe stato molto meno scomodo. E le sarebbe costato di meno anche. Queste sono solo fantasie, non ha proprio nient'altro da inventare. Sì, potrebbe aver ragione, signora. Dei dubbi ne ho avuti anch'io sulla sua colpevolezza, finché non è accaduto quell'incidente nel suo negozio. È stata lei, Helen, che ha manomesso quelle viti. Ha rischiato grosso, certo, poteva uccidersi. Ma a quel punto le servivano dei testimoni. Se avesse saputo attendere un cliente che le chiedesse Goethe e Schiller, mi avrebbe convinto. Ma ha avuto troppa fretta, ha aspettato un cliente qualunque per arrampicarsi sull'unica scansia a cui aveva allentato le viti. È un esperto in materia come lei, non cercherebbe il Decamerone tra i classici della letteratura tedesca. Io non volevo. Io non volevo farlo. Non avevo scelta. Non ne potevo più, ormai era un incubo. Ho lottato per anni da sola. Il lavoro, la fatica.
E lui veniva a riscuotere, a incassare, a togliermi la vita. Perfino se avessimo divorziato, per lui sarei stata un affare. Me lo dica, cos'altro avrei potuto fare? E non è servito a niente. Mi perdoni, avvocato.